Buonasera e benvenuti in questa seconda edizione del TG6. In primo piano questa sera c'è il Consiglio Comunale straordinario che si è tenuto ieri a Teramo, Consiglio appunto sulla sanità, convocato dal primo cittadino di Teramo Maurizio Brucchi, una seduta partecipata dai sindaci e dall'assessore alla sanità Silvio Paolucci e dal manager della ASL Teramana Roberto Fagnano. Assente il governatore Luciano D'Alfonso. Ma io credo che sia stata un'occasione persa per il Presidente, perché era un'occasione di confronto con una città, con un territorio che voleva sentire dal Presidente D'Alfonso il futuro in campo sanitario di questa città. È venuto l'assessore Paolucci, che di fatto ha ribadito che non c'è nessuna necessità di fare un'ASL unica, 4 ASL vanno più che bene, questo sistema funziona, non vedo perché lo dobbiamo cambiare, e se il problema è la centrale acquisti, di fatto già adesso c'è una centrale acquisti, e ho ribadito anche durante il Consiglio che a questo punto l'assessorato alla sanità con un'ASL unica, diciamo, diventerebbe anche inutile. E poi basta guardare quello che è successo nelle Marche. Le Marche, dopo 8 anni di gestione con un'ASL unica, sta tornando indietro. Questa volontà così forte, così determinata di uscire dal commissariamento, secondo me pone un rischio, perché noi applicheremo il nuovo decreto legge Lorenzin e magari altre regioni non lo fanno, tipo le Marche, per cui potrà accadere che mentre a Teramo, nel territorio teramano, da 5 chirurgie passiamo a 3, il territorio delle Marche in provincia di Ascoli ne ha 9, resteranno 9 chirurgie, per cui alla fine i 40 milioni di euro che ci sono adesso di mobilità passiva magari si raddoppieranno. Teramo, ripeto, si è candidata e continuerà a esprimere la propria candidatura per quanto riguarda il DEA di secondo livello, perché ha tutte le specializzazioni necessarie tranne la rianimazione neonatale. Su questa ci stiamo già lavorando, gli spazi sono pronti e noi chiederemo l'autorizzazione per avere una rianimazione neonatale. Polemiche e perplessità sull'annunciata nascita di una ASL unica regionale. Ieri a Teramo l'assessore regionale alla sanità Paolucci, come detto appunto, ha incontrato i sindaci e i vari rappresentanti istituzionali per chiarire i dettagli della riorganizzazione. Ascoltiamo proprio l'assessore Paolucci. Una ASL unica, ieri c'è stato un incontro a Teramo anche con il sindaco Brucchi, tante contestazioni, chiedono che non ci sia una sola figura a gestire tutto. Il Consiglio Comunale è stato molto positivo, non ci sono state particolari contestazioni, la richiesta del tutto legittima che il territorio abbia un suo protagonismo verrà accolta. Precisiamo il punto, noi pensiamo a dividere la parte core da quella non core. Cosa fa un'azienda ospedaliera, un'azienda territoriale che si occupa di sanità? Fa sanità e invece prevalentemente in questi anni ha gestito amministrativamente le risorse finanziarie umane. Io penso che le risorse debbano essere gestite a livello centrale e che invece i territori debbano fare programmazione sanitaria per mettere al centro la salute del cittadino. Come verrebbe riorganizzata per le altre province? Ma noi pensiamo a una fortissima presenza territoriale per accorciare la filiera tra il cittadino, utente, paziente, le famiglie, che abbiano ovviamente a cuore le loro erogazioni di prestazioni e quindi i loro bisogni di assistenza e che accorcino la filiera con il governo regionale. E poi a monte un'azienda amministrativa che riesca a ridurre i costi perché fa massa critica, perché c'è una sola gestione della committenza dal punto di vista anche delle gare, degli acquisti, dei servizi e che pertanto appunto dia allo stesso tempo più qualità risparmiando anche le risorse che altro non sono che le tasse dei cittadini. L'avvocato del foro di Teramo, Vagna della Vigna, ha notificato alla Regione Abruzzo e all'AZU, l'azienda per il diritto agli studi universitari, gli atti di citazione a favore di alcune vittime del crollo della casa dello studente. Complessivamente sono stati richiesti 6 milioni di euro per i familiari del ragazzo deceduto, Hussein Hamade, detto Michelone, e per altri 5 studenti miracolosamente sopravvissuti sotto le macerie dell'edificio la notte dello scorso 6 aprile del 2019.
2009. L'udienza è stata fissata al 13 gennaio 2016, ore 9, dinanzi al Tribunale Civile dell'Aquila. Il legale ha annunciato che seguiranno nei prossimi mesi altre citazioni per il risarcimento danni anche a favore di altri 11 ragazzi suoi assistiti e sopravvissuti anche loro al crollo. E poi ancora investito da un camion di surgelati mentre attraversa la strada, un pensionato di Lanciano di 73 anni è stato ricoverato in prognosi riservata al reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara. L'incidente è accaduto questa mattina, poco prima delle ore 9, in via Luigi De Crecchio, arteria centrale di Lanciano. Il ferito ha riportato un politrauma, in particolare molto grave, quello al cranio, dopo essere stato speronato e buttato a terra dalla parte anteriore del camion della società Amadori. Il mezzo è stato subito sequestrato dagli agenti della Polizia Municipale che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Soccorso dal 118, il pensionato è stato prima stabilizzato all'ospedale di Lanciano, poi trasferito in elicottero a Pescara. C'è anche il nome del sindaco di Pescara tra quelli degli indagati per il caso dell'ordinanza sulla balneabilità a Pescara, appunto. Marco Alessandrini però si dice sereno sul lavoro della magistratura. Il caso balneabilità Pescara continua ad arricchirsi di dettagli e nomi. Ad essere indagati ora ci sono anche sindaco e vice sindaco, oltre ai funzionari già resi noti. Marco Alessandrini, per tutta risposta, continua a dirsi sereno, confidando di aver messo in conto, già da inizio mandato, casi come quello che da agosto lo vede coinvolto in una vera e propria bufera. Io credo che un conto siano le polemiche e le strumentalizzazioni politiche che si svolgono nell'aula consiliare, poi ci sono gli accertamenti da parte della magistratura. Io, come dire, sin dall'inizio del mio mandato pensavo fra me e me che prima o poi mi sarebbe capitato questo. Mi sarebbe capitato perché l'attività amministrativa significa scelte, significa anche dover fare i conti col fatto che sovente l'opposizione ti denuncia e questo ti fornisce l'opportunità, come mi è capitato, di presentarmi spontaneamente presso i magistrati che indagano su questa vicenda. L'ho fatto accompagnato dal mio legale, naturalmente. Questo, diciamo, ha determinato proceduralmente la mia iscrizione nel registro degli indagati. Di ciò naturalmente non sono lieto, però lo metto nel conto dei rischi del mestiere e sono sicuro di aver reso ogni chiarimento, di aver fornito ampia e leale collaborazione e sono fiducioso circa il fatto che il prima possibile questa vicenda possa definirsi. Assemblea regionale dell'ANCI Abruzzo questa mattina. I sindaci hanno incontrato il governatore D'Alfonso per tracciare il resoconto dell'ultimo anno a fare da padrone. A questa assemblea è stata la legge di stabilità che ha messo in crisi tantissime amministrazioni del territorio. Il presidente della regione ha annunciato più sostegno economico ai comuni. Questa è una chiusura di un anno, si parla dell'ANCI e si parla soprattutto di quello che era l'obiettivo, cercare in qualche modo di stare vicino ai comuni. Il patto di stabilità ha creato parecchie difficoltà, ci sono stati degli sforamenti. Oggi dice i soldi ci saranno, ci sono e saremo vicino ai comuni. Noi sosterremo anche i piccolissimi comuni, inducendoli però ad associarsi, a legarsi tra loro, a fare esperienza di vita in comune perché è possibile. Lo si è fatto altrove, non solo in Italia, lo si deve fare anche in Abruzzo e noi incentiveremo queste condotte virtuose. Ho anche presentato loro un grande programma di trasformazioni territoriali riguardanti le infrastrutture della gomma, le strade, la messa in sicurezza del territorio, del suolo, il ferro al servizio dei porti e poi anche il più grande programma mai conosciuto in Italia della banda ultralarga ultraveloce. Ha parlato anche della Grande Pescara. Porteremo al vaglio del Consiglio il progetto sulla nuova Pescara, ma tenendo da conto che contemporaneamente serve anche un progetto, processo di aggregazione dei piccoli comuni nell'entroterra dell'Abruzzo. Per il nuovo anno, per i comuni e soprattutto per le limitatezze economiche, che cosa si può dire? Noi abbiamo 1.724.000.000 di euro nei prossimi 6 anni che vogliamo condividere, coprogettare e usare insieme a favore dei piccoli comuni d'accordo con l'ANCI.
Ed ora una notizia davvero curiosa, perché un peschereccio ha pescato un cinghiale che annaspava nelle acque antistanti il litorale di Giulianova. Il recupero dell'animale sano e salvo è venuto stamani quando alcuni pescatori hanno notato l'ungulato in acqua poco distante dalla riva. A quel punto l'imbarcazione ha raggiunto il cinghiale, che è stato imbracato e sollevato. Nel frattempo è stata avvertita la forestale, che ha preso in consegna l'animale per reimmetterlo nel suo habitat naturale. L'ipotesi è che il cinghiale abbia attraversato il fiume Tordino prima di finire in mare. E ora andiamo all'Aquila, in piazza San Bernardino, riattivato il super coordinamento per i cantieri della ricostruzione privata. Tutti i lavoratori dovranno avere un badge dotato di GPS, dati che saranno trasmessi anche alle forze dell'ordine. Un modo utile per prevenire gli incidenti sul lavoro e contrastare il lavoro nero. Riattivato in piazza San Bernardino il super coordinamento per i cantieri della ricostruzione privata. Tutti i lavoratori saranno dotati di un badge particolare, dotato perfino di GPS. Tutti i dati saranno trasmessi alle forze dell'ordine. Un modo per lottare contro il lavoro nero e i subappalti irregolari. Chi sarà trovato senza il tesserino sarà denunciato. Questo era un ufficio che abbiamo voluto sempre mantenere, in qualche modo ha funzionato anche nei periodi che non avevamo personale, con pochissime persone che hanno fatto da supporto per quelli che erano la cantieristica degli interventi che si stanno facendo nel centro storico. C'è da dire che è stato istituito l'osservatorio per i flussi di manodopera, è istituito presso la prefettura, ecco, questo luogo avrà proprio anche il compito di cooperare con l'osservatorio. Noi qui rilasceremo, come dire, i tesserini identificano le persone che lavorano nei cantieri, maestranze, addetti, fornitori e anche subappaltatori, perché così si sa chi lavora in un cantiere, e saranno oggetto di sopralluogo non solo delle forze dell'ordine ma anche degli addetti che sono in questo ufficio. Aspettavamo il personale anche di Abruzzo Engineering per reiniziare questa attività. Sono arrivati e quindi oggi noi siamo qui pronti a partire per supportare sia alle forze dell'ordine, ma sicuramente per dare più sicurezza alla ricostruzione della città. Attualmente sono 300 circa i cantieri del centro storico. Il coordinamento sarà necessario anche per stilare il piano di cantierizzazione e prevenire gli incidenti sul lavoro. In questo caso si combatte lavoro nero, si combatte caporalato e si combattono anche le furbizie, perché io vedo che ci sono, come dire, subappalti, subappaltatori che hanno rilasciato dichiarazioni di aver eseguito subappalti e fatto quella denuncia che, come dice la legge, che non sono stati corrisposte le loro spettanze, mentre non abbiamo, come dire, notizia che quel lavoratore lavorasse effettivamente lì, e quindi saremo ancora più energici rispetto a queste cose. Il forum abruzzese dell'acqua prosegue la sua battaglia contro la realizzazione dell'elettrodotto Villanova Gissi, presentando il terzo dossier che mette in luce diffuse carenze progettuali. Arriva il terzo dossier del Forum dell'Acqua sull'ormai celebre elettrodotto Terna. Questa volta le carte mettono in chiaro carenze progettuali, testimoniate da foto e documenti, che ritraggono tralicci collocati in aree con presenza di frane o collocate in aree a rischio farraginosità, come nel caso dei Calanchi. Peraltro si sapeva, cioè loro hanno localizzato 50 sostegni su 150 in aree a rischio esondazione e a rischio frana, ma non rischio, ci sono alcune frane attive e loro ci vogliono mettere sostegni altri 60 metri. Poi si dice che in Italia le opere pubbliche franano quando piove, diciamo così. Spende peraltro con fondi dei cittadini che vengono dalle bollette. Un altro punto che contrasta con la realizzazione del progetto è quello sulla presenza di fauna nelle aree concesse alla sua realizzazione. Documenti discordanti tra chi giura l'assenza di qualsiasi specie animale e chi firma documenti per stanziare fondi per lo studio di specie rare. Chiaramente costruire una grande opera come un elettrodotto causa degli impatti potenziali sugli animali, anche gli uccelli per esempio. Bene, qui arriviamo al paradosso che Terna fa dei rilievi dicendo che non c'è nulla, praticamente quasi il deserto dei Tartari, e la Regione Abruzzo e il Ministero dell'Ambiente ci mettono il timbro, dicono che si va avanti, senza sapere che la stessa Regione Abruzzo con fondi comunitari aveva promosso uno studio nello stesso momento di Terna, fatto fare da altri ricercatori, e questi invece hanno trovato una marea di specie, un paradiso.
Infine qualche leggerezza nella conduzione delle analisi dei terreni prelevati. Devono essere analizzati per escludere la presenza di contaminanti. Ecco, si devono fare con delle regole. Per esempio per i composti volatili è chiaro che non si possono ritardare le analisi di molto, bisogna portarle in laboratorio entro 24 ore. Qui l'hanno portate dopo 5 mesi. E quindi chiaramente non si trova niente, ma forse non si trova perché il metodo non è quello corretto. Il segretario nazionale dell'UDC Lorenzo Cesa ha nominato il sindaco di Fossa Cesia ed ex presidente della provincia di Chieti Enrico Di Giuseppe Antonio, attualmente peraltro componente della direzione nazionale del partito, commissario regionale dell'UDC per l'Abruzzo e insieme ai segretari provinciali dunque lavorerà per riorganizzare la presenza del partito nella regione. Il consigliere regionale del gruppo misto Leandro Bracco ha presentato un progetto di legge contro la violenza sulle donne rilanciando il codice rosa nei pronto soccorsi degli ospedali abruzzesi. Consigliere Bracco ha presentato un progetto di legge in consiglio contro la violenza sulle donne, anche un qualcosa di particolare che riguarda il codice rosa. Sì, esatto, facciamo una premessa. L'Abruzzo si trova al 7° posto in classifica fra le 20 regioni d'Italia per quanto riguarda i femminicidi, cioè le donne che purtroppo hanno trovato la morte per colpa dei loro ex fidanzati o mariti. Questa PDL si pone l'obiettivo di istituire in ogni pronto soccorso il codice rosa. Cos'è il codice rosa? È un percorso di accesso privilegiato a tutte quelle donne che trovano il coraggio e la forza, soprattutto morale, di recarsi al pronto soccorso, farsi ovviamente curare, ma poi trovare il coraggio di denunciare chi ha fatto loro del male. Lei si augura di avere un consenso da parte degli altri consiglieri al di là dei partiti e dei colori politici? Io penso che sia l'ABC della buona politica, quella quando una persona viene eletta di spogliarsi dell'etichetta con cui è stata, del partito, con cui è, della spilletta con cui è stato eletto e lavorare per la collettività. Un elemento che secondo me merita di essere molto sottolineato riguarda la circostanza secondo la quale non implica questa PDL, questa proposta di legge, oneri di spesa. Quindi il buonsenso direbbe facciamola, approviamola per il bene di tutte le donne abruzzesi. Approvata la rimodulazione del piano di riequilibrio pluriennale al comune di Pescara. Ora si attende la deliberazione da parte della Corte dei Conti e la definizione dell'istruttoria da parte del Ministero dell'Interno. Si parla del piano di riequilibrio del comune, arrivano delle novità. Sì, ieri innanzitutto il Comune ha approvato il piano di riequilibrio che è un ulteriore tassello che ci riporta all'interno della procedura che abbiamo attivato di riequilibrio dei conti del Comune di Pescara. Dico sempre che noi stiamo iniziando quest'opera volenterosa che porta al risanamento dei conti del Comune. In più c'è la novità che ieri è arrivata questa relazione che stiamo ancora valutando, quindi è arrivata ieri in tarda ora da parte del Ministero che contiene tutte le motivazioni su quelle che non sono state le cause che hanno portato il Comune di Pescara a questa situazione di difficoltà. In realtà viene imputata la giunta Mascia dalle carte. Ma guardi, io stiamo ancora valutando perché diciamo che una bella documentazione è anche abbastanza importante, allora stiamo valutando, stiamo un po' vedendo, all'interno di questo stiamo anche capendo che cosa c'è realmente scritto. È un qualcosa che attesta tutto quello, le vere motivazioni, si fa una diagnosi di quelle che sono state le motivazioni che hanno portato il Comune di Pescara a andare in una situazione di difficoltà economica che oggi noi stiamo cercando di risanare avendo anche attinto a questa procedura del predissesto. E, logicamente adesso si tratta, è una documentazione che fa un po' i raggi X di quelli che sono tutti gli ultimi bilanci e vedremo se anche su questo ci saranno delle responsabilità, se sono andate, poi nei prossimi giorni comunicheremo. All'Aquila è inaugurata oggi una nuova struttura nello stesso stabile dell'Ordine dei Medici per ospitare corsi di formazione di tutti i medici della provincia, intitolato alla memoria di Dante Vecchioni, dentista aquilano morto nel sisma del 2009. Il dentista aquilano Dante Vecchioni, scomparso nel sisma del 2009, rivive nel centro di formazione per medici odontoiatri, inaugurato questa mattina in sua memoria dall'Ordine Provinciale dei Medici.
Sì, oggi inauguriamo il centro per i medici, per l'aggiornamento continuo dei medici, dedicato al dottor Dante Vecchione, scomparso nel sisma del 2009. Questo centro è stato voluto da tutti i medici d'Italia, abbiamo raccolto dei fondi tramite la nostra federazione, abbiamo acquistato questa sede che fortunatamente è sotto il nostro ordine e verrà utilizzata continuamente per poter far aggiornare i nostri medici della provincia, i quali sicuramente, mi vanto di dire, sono tra i migliori d'Italia e avremo modo di mantenerle sempre ad altissimo livello. A corredo dell'inaugurazione del centro è stato presentato anche il libro dell'ingegnere Maurilio Di Gian Gregorio, in ricordo di tutti i medici scomparsi nel 1915 a seguito del terremoto che colpì la Marsica. Chiaramente ricordiamo il dottor Vecchione, però non dimentichiamo che sono 100 anni dal terremoto di Avezzano. Nel terremoto di Avezzano perirono ben 17 medici e noi quindi vogliamo ricordare anche questi 17 medici. È stato scritto un volume, verrà presentato oggi, da parte dell'ingegner Maurilio Di Gian Gregorio, il quale ricorda tutto ciò che è avvenuto in quel periodo, i medici che sono periti, ma anche il lavoro importante dei medici sopravvissuti per salvare la popolazione di Avezzano e non per niente di tutti i comuni d'intorno. E nel prossimo servizio parliamo dell'edizione 2015 di Pigro. 18ª edizione di Pigro 2015, omaggio a Ivan Graziani. Filippo, poi è un po' un tuo percorso di vita questo. Sì, 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 insomma, ormai sono tantissimi anni che facciamo questa manifestazione. Quest'anno è una cosa particolare perché insomma i 70 anni sono una ricorrenza, trovo, molto, molto bella da festeggiare proprio a Teramo e insomma cercando di tenere cucito questo rapporto tra noi e la città. Presentiamo la giornata, come si svolgerà? Ma da quello che ho capito si partirà all'inizio del pomeriggio con credo ci siano delle cover band che cantano le canzoni di papà e poi la sera ci sarà una parte del Pigro con degli ospiti e poi il concerto con altri, quindi sarà, diciamo, l'abbiamo vista in maniera molto formale, cioè non una cosa istituzionale, però proprio una festa, un festeggiamento, proprio come se fosse una festa di compleanno con amici. Pigro 2015 compie la maggiore età, 18ª edizione, insomma è stato un percorso lungo, però sicuramente importante per i teramani. È vero, 18 anni, non ci avevo pensato, bello, sì sì, percorso lungo, difficile, però poi vedo che alla fine insomma siamo stati molto, come dire, si sono attivati, ecco, sia il sindaco in prima persona che il nostro Campana, che insomma, voglio dire, ormai lui è parte del Pigro proprio, quindi ce l'abbiamo fatta. Noi puntiamo alla celebrazione, puntiamo a fare una bella serata e puntiamo ad avere una giornata che sia per i teramani soprattutto e per i fan di papà sia un momento da ricordare proprio nella propria memoria, una bella festa per la città, proprio per quello che per noi conta quello. Ed ora apriamo la pagina sportiva vedendo i risultati della 6ª giornata di Serie B. Avellino-Vicenza 1-4, Brescia-Modena 2-2, Cesena-Livorno 1-0, Como-Ascoli 0-4, Crotone-Salernitana giocata ieri 4-0, Latina-Bari 1-2, Pescara-Cagliari 1-0, Ternana-Novara 2-0. Trapani-Perugia sarà il posticipo di lunedì sera, ore 20:30, Virtus-Entella-Provercelli 1-0, Virtus-Lanciano-Spezia 0-0. Classifica che andiamo a vedere: in testa un terzetto con Cagliari, Cesena e la sorpresa Crotone, 13 punti. Livorno, dopo due sconfitte consecutive, è ora al quarto posto, ma un punto dalla vetta sostanzialmente, 12 punti. Spezia e Bari 11 punti, Vicenza 10, poi Trapani e Pescara 9 punti, Salernitana 8, Ascoli e Modena 7, Virtus Lanciano, Latina, Brescia e Virtus Entella 6 punti, Perugia, Provercelli e Como 5 punti, Ternana e Avellino 4, Novara ultimo con 3 punti, ma sempre con la penalizzazione di 2 punti che sarà diciamo così, oggetto di decisione probabilmente la prossima settimana da parte della Corte Federale d'Appello. Ricordiamo che Trapani e Perugia chiaramente hanno una partita in meno. E allora, riflettori puntati sulla grande vittoria del Pescara 1-0 sul Cagliari, match winner Gianluca Lapadula a inizio ripresa, Cagliari per più di un tempo in 10 uomini, quindi vediamo il servizio di Paolo Renzetti e poi le interviste di Enrico Rocchi ai due allenatori Oddo e Rastelli.
Con una prova da 10 e lode, un grande Pescara regala al Cagliari il primo dispiacere della stagione al termine di 90 minuti palpitanti e che hanno messo in mostra il capolavoro tattico di Massimo Oddo, che è riuscito ad irretire la capolista con un pressing alto e una squadra molto corta. Il resto l'ha fatto Gianluca Lapadula, il vero eroe di una partita da incorniciare. Il suo gol vale da solo il prezzo del biglietto. In campo le due squadre si schierano entrambe con il 4-3-1-2. Al terzo Lapadula serve un pallone d'oro in area a Cocco, che scarica addosso a Storari, che salva in calcio d'angolo. I biancazzurri sembrano determinati all'undicesimo e Lucas Torreira a cercare gloria, con un tiro però da posizione impossibile anziché servire Cocco, che era al suo fianco. Il Cagliari non sta a guardare, ma agisce soprattutto di rimessa. Al 24esimo, ancora in avanti, la squadra di Rastelli con un cross teso dalla destra di De Sena, che costringe Fiorillo alla parata a terra con Melchiorri e Cerri in agguato. Il Pescara gioca bene, ma Cocco è un fantasma, visto che al 28esimo cicca clamorosamente in area un pallone che chiedeva solo di essere indirizzato verso lo specchio della porta. Poco dopo arriva un episodio importante, precisamente al 28esimo, con l'espulsione di Di Gennaro per proteste. Il giocatore prima viene ammonito e poi espulso con il rosso diretto dopo aver sbattuto il pallone sul terreno di gioco davanti al direttore di gara. Rastelli ridisegna la sua squadra con un 4-2-2 con Joao Pedro retrocesso sulla linea dei centrocampisti, ma fino alla fine del primo tempo non ci sono altre emozioni. La ripresa si apre al settimo con il meritato vantaggio del Pescara. Zampano dalla destra crossa in area, dove Cocco fa un velo per Lapadula, che con una sassata violentissima lascia di gesso Storari, che è costretto ad incassare il gol. Esplode la curva nord con l'ex Teramano, che va a festeggiare davanti ai suoi tifosi. Il Delfino ci crede al decimo e Caprari a chiamare al miracolo Storari, che deve poi ripetersi poco dopo con una parata con i piedi su conclusione ravvicinata di Torreira. La formazione biancazzurra non si accontenta e continua a premere, puntando sulla velocità di Caprari e Lapadula. Al 31esimo si rende minacciosa la squadra di Rastelli, ma su Joao Pedro in area salva Selasi. Il Cagliari preme e alla fine, dopo 6 minuti di recupero, il Pescara può festeggiare una vittoria che vale davvero oro. La partita è stata costruita per cercare di mettere in difficoltà in quello che io pensavo loro andassero in difficoltà, cioè la pressione in avanti. E l'abbiamo fatto direi molto molto bene. La cosa che mi è piaciuta è che oggi più delle altre volte abbiamo letto meglio determinati momenti della partita in cui non c'era andare avanti e stare un po' indietro. Non mi riferisco al secondo tempo, quando ci siamo tirati un po' troppo indietro, soprattutto in occasione della sostituzione di Campagnaro, perché probabilmente è passato un messaggio diverso da quello che volevo dare io. Siamo stati agevolati dall'uomo in più sicuramente, che il Cagliari ha dimostrato comunque la sua forza, perché ci ha dato anche un po' di pressione in 10, forse ha un po' paura dopo la partita di Salerno, anche un po' mentalmente, però abbiamo dimostrato comunque anche in 11 di giocare alla pari con loro e anche forse meglio. E con questo atteggiamento quindi si può puntare alla Serie A? Sì, se abbiamo questa... No, scusa, non ho capito la Serie A. Secondo me conferma. No, ma vabbè, ma io ho sempre detto che questa è una squadra di grandissima qualità, ma che la qualità non basta per vincere i campionati, ci vogliono tante altre componenti. Una di queste sicuramente è l'approccio mentale alle partite, la testa fa tantissimo. Un risultato come questo dà tanti stimoli, ma bisogna sempre volare bassi e avere umiltà, ma credere comunque nelle proprie potenzialità e in quello che si fa. Male, quando si perde è normale che un allenatore non può essere soddisfatto. Diciamo che non ha rubato nulla, questo lo possiamo sicuramente dire, ha fatto la partita che doveva fare con grande aggressività, cercando di non farci ragionare. Noi abbiamo fatto poco di quello che avevamo preparato durante la settimana, quindi quell'aggressività che avevo chiesto ai ragazzi è stata fatta veramente poche volte. Dal punto di vista tecnico abbiamo sbagliato molto, perché comunque la pressione del Pescara non ci ha permesso di giocare con quella tranquillità che ci è consona, e poi ci siamo innervositi. È una partita che comunque era credo in perfetto equilibrio, con l'espulsione giusta per quello che poi è stata la reazione di Gennaro, anche se il fallo non c'era e di conseguenza neanche l'ammonizione, però è normale che dopo ha condizionato la gara, perché rimanendo con un uomo in meno
non è facile. È finita senza gol al Biondi, Virtus Lanciano Spezia, il servizio della partita e poi le interviste ai due allenatori D'Aversa e Bielizza. Pari senza gol tra Virtus Lanciano e Spezia, la squadra di Roberto D'Aversa dopo lo stop di Modena offre una buona prova al cospetto delle 11 ligure, che arriva al Biondi forte di 3 vittorie consecutive. Una serie che la Virtus ha interrotto, anche se è mancato il colpo del KO. D'altro canto lo Spezia ha dimostrato una certa solidità e nel complesso il verdetto di parità si può considerare giusto. Virtus senza Piccolo e con Aredita in panchina, spazio a Casadei tra i pali, Zeduardo in mediana. La novità del tridente è Di Matteo. Spezia senza della squadra. Bielizza preferisce Cianagia e Calaiò ad Acampora e Nenè. Già dopo pochi secondi Ferrari prova dalla distanza ma non impensierisce Cicizzola. L'inizio della Virtus è positivo nel contesto di un primo tempo giocato a buon ritmo dalle due squadre. Le occasioni non mancano. Il tiro cross di Mammarella dopo l'appoggio di Di Cecco viene deviato in corner. Si sveglia lo Spezia e a metà tempo per poco sono dolori per la Virtus. Scitum lavora un buon pallone sulla destra e scarica per Cianagia che a sua volta appoggia per la corrente Brezovic che di precisione cerca l'angolo lontano e trova la base del palo. Sempre pericoloso il centrocampista croato col vizio del gol, ma la Virtus c'è. 26esimo Pucino ruba palla, scambia con Di Matteo e va al cross. Ferrari in corna centralmente, Cicizzola blocca. È il momento migliore per il Lanciano. Un minuto dopo Zeduardo inventa e mette Ferrari davanti alla porta. Il centravanti esita troppo e Cicizzola chiude lo specchio e respinge. A fine tempo lo Spezia replica con un'altra ghiotta chance. Cambio di fronte di Catellani, controcross al volo di Scitum, Cianagia batte a colpo sicuro ma trova la gran risposta di Casadei dalla corta distanza. Nella ripresa accade di meno, lo spettacolo cala di livello. Martic dopo pochi minuti spara alle stelle. Pericoloso lo Spezia con l'azione di ripartenza rifinita da Calaiò per il rimorchio del solito Brezovic che pregusta il gol ma trova l'opposizione di Aquilanti. A metà tempo altro rischio per la Virtus. Aquilanti perde un pallone su cui si avventa Calaiò. Bacinovic interviene da dietro ma Baracani di Firenze non fischia un penalty che sembrava esserci. La Virtus scampa il pericolo. Inizia il tourbillon di cambi che non porta a mutazioni nella gara. Dalla panchina c'è Crecco che però conclude alle stelle ed è anche l'ultima azione degna di nota. Finisce 0-0 con una Virtus che fa passi in avanti nella prestazione rispetto a Modena ma che continua a peccare di incisività e domenica trasferta molto ostica a Bari. Sì, credo che oggi la squadra abbia fatto un'ottima gara, sotto l'aspetto della prestazione non gli possono rimproverare niente. È chiaro che stiamo raccogliendo meno di quello che meritiamo, secondo il mio punto di vista, e però bisogna considerare che di fronte avevamo una grandissima squadra attrezzata per vincere il campionato e quindi dobbiamo essere soddisfatti di questo e continuare sul lavoro, sulla strada che stiamo facendo. Credo che se ci fosse una squadra che magari meritava qualcosa di più ai punti, soprattutto per la mezz'ora del primo tempo, credo che era proprio il Lanciano. È chiaro che poi loro hanno preso un palo nella situazione, un tiro fuori area, hanno avuto un'altra ripartenza dove è stato bravo Angelo, però se si va a considerare le occasioni da reti, soprattutto per quello che si è fatto il primo tempo, ma anche qualche volta sporadicamente nel secondo tempo, penso che ai punti se c'era una squadra che meritava era Lanciano. Non si può sempre vincere, anche non meritavamo vincere. Se noi entriamo nella partita con l'atteggiamento giusto, penso che prima mezz'ora non siamo stati sul campo e abbiamo dato tanto spazio a Lanciano che ha meritato di più in questi 30 minuti. Dopo siamo rientrati con due occasioni, nel secondo tempo siamo stati più stabili, più vicini all'avversario, abbiamo dominato la partita e controllato la partita, però si può dire che al fine è un risultato giusto. Come ho detto adesso in conferenza stampa, dando questi rigori come queste o no, noi staremo lì lottando per i primi posti della classifica, siamo abituati. Queste le parole anche un po' amare in quest'ultima dichiarazione di Bielizza. Proseguiamo con la Lega Pro, vediamo il quadro del prossimo turno, la quinta giornata che sarà aperta domani alle 14 da Carrarese Ancona, poi alle ore 15 si giocheranno Lupa Roma, Pistoiese, Maceratese, Pontedera, Spal, L'Aquila e Tutto Cuoio Teramo, alle 17.30 Lucchese Prato, Sant'Arcangelo Pisa, Samona Arezzo e Siena Rimini. Nel Teramo assente domani Diego
Diego Cenciarelli, ancora fuori dalla lista dei convocati per l'infortunio che ha riportato la scorsa settimana e che non ha ancora smaltito. Invece convocato in Under 19, quindi anche lui assente, il difensore Vitturini. Il tecnico Vivarini intanto presenta così il match di domani a Pontedera, ore 15, contro il Tutto Cuoio. Tutto Cuoio è una squadra che secondo me è sulla falsa riga dell'Ancona, perché comunque troveremo un modulo di gioco speculare, troveremo una squadra molto molto aggressiva, una squadra giovane che corre tantissimo, ha due buoni attaccanti, quindi è una partita comunque da affrontare con la massima cattiveria. Ecco, la squadra, un'altra cosa che ho chiesto per quanto riguarda la partita di Ancona, ma l'avevo chiesta già dopo la partita di Savona, è quello di alzare molto il livello della convinzione, della cattiveria in campo su tutte le cose che devono fare. Lo scorso anno contro Lucarelli andò male. Ma guarda, noi l'anno scorso andò male, però da lì però poi facemmo quello che dovevamo fare, quindi vediamo se si ripete insomma la stessa cosa, perché Lucarelli è un allenatore molto molto preparato. Io l'ho trovato lì ad Ancona, l'ho trovato ad Empoli, sempre in fase di aggiornamento, quindi è uno che ci tiene a migliorarsi, a far bene. Ha avuto questa possibilità quest'anno lì a Tutto Cuoio, secondo me preparare la partita nel miglior modo possibile. È partita questa mattina alla volta di Ferrara l'Aquila, che giocherà in casa della squadra del momento, la SPAL capolista a punteggio pieno, 4-3 confermato per il tecnico Perrone, che però dovrà rinunciare all'attaccante Ceccarelli il servizio. La missione è quasi impossibile. Dopo le due batoste consecutive negli ultimi due turni di campionato, domani a Ferrara l'Aquila proverà a fermare la corsa della SPAL, capolista del girone a punteggio pieno e reduce da ben 17 risultati utili consecutivi tra lo scorso campionato e quello corrente. In settimana la truppa aquilana ha cercato di ricompattarsi, cancellando dalla mente le ultime due settimane di buio e ripensando alla bella prova di esordio contro la Pistoiese. Per quanto riguarda l'11 da schierare in campo, resterà fuori il gioiello Scuola Lazio Tommaso Ceccarelli a causa della botta rimediata ad inizio settimana alla caviglia. Al suo posto spazio dal primo minuto al veterano Vittorio Triarico, al quarto campionato in casacca rossoblù. In mediana, complici le non perfette condizioni di Benzaglia, possibile conferma per Manuel Mancini nel ruolo di playmaker con Stivaletta e De Francesco mezzali. Il dubbio che assale Perrone è in difesa. Bigoni e Di Mercurio si giocano la maglia sull'out di destra. La scelta verrà fatta poche ore dal fischio d'inizio. Intanto, nonostante diversi valori in campo e i numeri tutti a favore della squadra di casa allenata da Leonardo Semplici, il tecnico aquilano Carlo Perrone respira ottimismo. Beh, loro vengono da 4 vittorie di seguito, noi da 2 sconfitte di seguito, quindi per la legge dei grandi numeri magari quello che è successo nelle precedenti partite si potrebbe invertire, come quando uno punta sempre sul rosso, magari 3 volte di fila non esce o 5 volte di fila non esce, quindi è una squadra importante, però per alcuni versi ci potrebbe permettere anche di fare un'ottima partita, perché sappiamo bene della forza degli avversari, quindi queste partite danno delle motivazioni importanti. E chiudiamo la pagina del calcio con la schermata relativa al campionato di Serie D. Domani si giocheranno le partite della 6ª giornata. Queste le gare: a Meternina Fano, Avezzano Fermana, Chieti Castelfidardo, Folgore Veregra, Giulianova, Jesina Vispesaro, Olimpia Agnonese Isernia, Recanatese Matelica, San Nicolò Campobasso e San Benedettese Monticelli.
Per il basket, vi diciamo che domani inizia il campionato di Serie A2. Nel girone est, nel raggruppamento est, ci sono le due compagini abruzzesi che giocheranno in casa. La Meccanergi Roseto ospiterà la De Longhi Treviso, mentre la Proger Chieti ospiterà l'Aurora Basket Jesi al Palatricalle. Palla 2 in entrambi i casi alle ore 18. Per quanto riguarda il girone D di Serie B, domani è la seconda giornata, si sta giocando la partita tra Giulianova e Poderosa Montegranaro al Palacastrum. Le gare di domani per le abruzzesi saranno Vasto Senigallia, Valmontone Amatori Pescara, Campli Amatori Falconara e Weir Basket Ortona Porto Sant'Elpidio. Ricordiamo che la prima giornata hanno vinto solo le due matricole, Ortona e Campli, sconfitta per le altre tre squadre. Ora un ultimo servizio e ritorniamo al calcio, perché ricorre oggi il 79° anniversario dell'incidente ferroviario di Contigliano sulla Littorina. Coinvolta nel disastro viaggiava la S l'Aquila Calcio in trasferta verso Verona. Vediamo. 79 anni fa la tragedia di Contigliano era il 3 ottobre del 1936, quando non lontano dalla stazione di Contigliano, vicino Rieti, ci fu un violento scontro tra la Littorina, che sarebbe dovuta arrivare a Terni, e un furgone di trasporto della posta. Su quella Littorina, come ricorda Luca Frontera del Supporter Trust dell'Aquila, viaggiava l'Aquila Calcio. Allora si chiamava AS L'Aquila. Doveva arrivare a Verona la squadra per affrontare la quarta giornata del campionato di Serie B. 15 morti e 70 feriti, un bilancio gravissimo. Morì in quell'occasione l'allenatore rossoblu Attilio Buratti. Nessuno tra i calciatori, ma dei tanti impiegati nella rosa, solo 5 poterono tornare a giocare sui campi di calcio. Una tragedia immane che scosse l'ambiente aquilano profondamente, ma l'Aquila seppe rialzarsi già allora. L'Aquila, si narra nelle cronache di allora, rifiutò addirittura la possibilità di restare B pur non giocando il campionato e ripartì più tardi con una nuova formazione. Come ogni anno, una delegazione del Supporter Trust, l'Aquila Me, sale su quel treno di mattina presto per ricordare e commemorare le vittime sul luogo dell'incidente. Lo ha fatto anche oggi, un modo importante per non perdere la memoria di quella che fu considerata una delle più grandi tragedie ferroviarie di allora. Vi ricordo domani l'appuntamento con Diretta Stadio a partire dalle 14.50 circa, con le partite di Lega Pro e di Serie D da seguire, e poi le 19.30 Jacopo Forcella con l'Abruzzo del pallone. Il TG6 invece torna lunedì con la prima edizione delle ore 14. Buona serata e buona domenica.